tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Donna uccisa a Pantano, operazione lampo della polizia che ha individuato il colpevole, un delitto d'impeto dopo aver assunto cocaina. Accusa un malore mentre guida l'auto e si schianta contro la colonnina di un distributore, ferito un trentenne fanese. Bomba a Valle Foglia, ordigno disinnescato ieri alle 13 e fatto brillare, evacuate 12.000 persone. Al via il campo missionario diocesano, fino a sabato 50 ragazzi vivranno un'esperienza di fede e di condivisione con l'altro. 1.200 figuranti, accampamenti, mercati dell'epoca e corsa delle biche, grande partecipazione per la Fano Fortuna e Fano dei Cesari. Questa sera dopo il TG le immagini complete della giornata conclusiva dell'evento. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con un grave sinistro stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nella strada che dal cimitero di Rosciano conduce in via Einstein a Bellocchi di Fano. Come vedete da queste immagini, nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto e una moto. Il centauro rimasto ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro, ma non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. Oltre al 118 sul posto sono intervenuti i vigili urbani per stabilire la dinamica dell'incidente. E questa mattina in questura a Pesaro sono stati resi noti i particolari dell'operazione Lampo che nel giro di 20 ore ha portato all'arresto di Zaccaria Safri, il marocchino di 38 anni che sabato scorso ha ucciso brutalmente Sabrina Malpiero. Il servizio di Stefano Mascioni. È stata un'indagine breve ma molto intensa. 20 ore di lavoro febbrili in cui magistratura e polizia hanno potuto ricostruire i fatti e acquisire tutti gli elementi utili a formulare l'accusa di omicidio per futili motivi e furto nei confronti di Zaccaria Safri, marocchino di 38 anni, da tempo residente nel nostro paese, con un figlio di 8 anni avuto da una donna italiana e una condanna per violenza privata, danneggiamenti e resistenza pubblico ufficiale risalente al 2007. Sarebbe stato un raptus, probabilmente causato dall'abuso di cocaina, che avrebbe fatto avventare il marocchino su Sabrina Malipietro, la commessa di 52 anni residente in via Pantano a Pesaro, brutalmente uccisa sabato verso l'ora di pranzo con due coltellate, una al petto e una al collo, ritrovata dal figlio 24enne in un lago di sangue. Questa mattina i vertici dell'autorità giudiziaria pesarese hanno voluto partecipare alla conferenza stampa in questura proprio per testimoniare l'apprezzamento per lo straordinario lavoro svolto dalla polizia sul coordinamento dei sostituti procuratori Silvia Cecchi e Fabrizio Narbone, che in poche ore hanno fatto crollare il principale indagato, reo confesso, definito come una personalità proteiforme, in grado di dire cose apparentemente credibili, tenere comportamenti diversi a seconda delle situazioni e delle contestazioni. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire nel dettaglio le ore che sono costate la vita alla Malipietro, ma un elemento centrale è il consumo di cocaina, stupefacente ritrovato a casa della vittima, ma anche in altri luoghi. Una pratica che pare fosse comune sia per il carnefice sia per la vittima. E proprio nell'ambiente che ruota intorno a questo elemento si sono concentrate le indagini che hanno incastrato Safri. Ancora da definire il movente. L'ipotesi è che tra i due che si conoscevano ci fosse una questione sospesa. E naturalmente ancora tanto lavoro da fare sulla circostanziale, perché è un nostro compito, quando si tratta di fatti così gravi, riuscire a portare poi a un giudice un panorama il più possibile completo e aderente alla realtà della collocazione complessiva, della figura complessiva del fatto, cioè di come e perché questa azione umana
quindi che è fatta di componenti oggettive, soggettive, stati d'animo, situazioni, come questo fatto è accaduto. Questo è il nostro compito in questo caso. Ribadisco che avete a disposizione delle grandi professionalità in questo circondario. Io sono molto fiera di tutto questo, molto fiera. E l'amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Sabrina Malpiero, uccisa appunto brutalmente nella sua abitazione a Pesaro. Siamo costrette ancora una volta ad assistere, sottolineano in particolare le donne della maggioranza consigliare, ad un'atroce violenza commessa su una donna. Ciò conferma con quanta facilità spesso la violenza verbale e fisica sfocino in gesti estremi e irreparabili. Quanto accaduto a Sabrina è terribile, si legge in una nota, e la città tutta si stringe attorno alla sua famiglia senza alimentare l'odio e la rabbia verso tutti gli stranieri che anche nel nostro territorio vivono e lavorano, rispettano le regole e cercano di integrarsi. Lavoro irregolare e sede all'estero per eludere il pagamento dei contributi sociali. Quanto scoperto grazie a un'indagine condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pesaro Urbino insieme al personale dell'INPS e INAIL. In particolare sono state controllate due aziende, una italiana e un'altra straniera operante in Italia, le quali si erano accordate per la fornitura transnazionale di lavoratori stranieri. Le forze dell'ordine hanno scoperto ben 11 lavoratori irregolarmente somministrati, poiché assunti dalla ditta distaccante, ma le dipendenze del datore di lavoro distaccatario, quindi la ditta italiana. Per questo motivo sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 40.000 euro circa, mentre nell'ambito del contesto ispettivo è stata accertata anche un'evasione contributiva di 200.000 euro. E tanto spavento questa mattina per un trentenne residente a Fano che, mentre era alla guida dell'auto, ha accusato un malore finendo prima nella corsia opposta e poi contro la colonnina di un distributore di carburante. Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Forse un malore alla base dell'uscita di strada autonoma dell'Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 28enne anconetano alle 7.30 di questa mattina lungo la statale Adriatica, subito dopo Fano. Lo scenario apparso ai soccorritori è sembrato più grave di quello che poi in realtà si sono dimostrate le conseguenze. L'auto, completamente distrutta nella parte anteriore, incastrata tra il distributore e la siepe e con gli airbag esplosi, ed una colonnina di erogazione del carburante sradicata dalla sua sede in cemento, oltre che la siepe, ed un'insegna bassa del distributore abbattuti, ed un forte odore di carburante nell'aria. L'auto, condotta dall'anconetano, che procedeva in direzione Pesaro e per cause ancora al vaglio dell'infortunistica della polizia locale di Fano, ha attraversato tutta la carreggiata, finendo la sua corsa dentro il distributore di carburante IP nella corsia opposta della statale 16. L'urto, anche se violento, contro la colonnina di carburante del distributore ha causato solo lievi ferite e contusioni al conducente del mezzo, giudicate guaribili dai sanitari del Santa Croce, dove il giovane è stato trasportato dal 118 in soli 5 giorni. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Fano per valutare la situazione e mettere in sicurezza l'intera area e due pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi e le procedure di legge. Il distributore di carburante poi è rimasto chiuso per il resto della mattinata a causa dei danni subiti nello schianto. E a Valle Foglia e a Monte Labate ieri ben 12.000 persone sono state evacuate per permettere le operazioni di brillamento di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. Fuoco! Nel comune di Valle Foglia e Monte Labate da ieri pomeriggio la bomba d'aereo MK4 di origini inglesi della Seconda Guerra Mondiale da 104 kg con esplosivo ad alto potenziale nella sua pancia non fa più paura. Gli artificieri del reggimento Genio Ferrovieri dell'esercito italiano, arrivati da Bologna, lo hanno fatto brillare alle 13 nella cava Galeazzi di Monte Labate, dove l'hanno trasportata in sicurezza dopo averla prelevata dal cantiere di Marche Multiservizi a Montecchio, dove era stata ritrovata il 2 luglio scorso.
Il genio ferroviere, lo stesso della bomba di Fano e prima ancora di quella di San Costanzo, dopo l'evacuazione di 12.000 persone, iniziata poco prima delle 8 del mattino ed avvenuta in maniera ordinata e precisa con la piena collaborazione della cittadinanza e dopo aver controllato casa per casa nel perimetro di 1.560 metri dal punto di ritrovamento, alle 12.25, dopo aver rimosso la spoletta, hanno portato la bomba in cava e alle 13, con una colonna di terra che si è alzata in cielo, tutta l'operazione si è conclusa. Inibito, visto l'alto potenziale distruttivo dell'ordigno, anche lo spazio aereo fino a una quota di 1.200 metri sopra il perimetro delle operazioni. Nella sala operativa predisposta nella sede dell'Unione Pian del Bruscolo, con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, il capitano Andrea Podestà ha seguito tutte le delicate operazioni condotte in campo dal team di specialisti artificieri e ha comunicato al prefetto Carla Cincarilli il buon esito dell'operazione e così il prefetto ha potuto dichiarare conclusa l'operazione bomba. A chiusura di questa intensa mattinata, conclusasi neanche prima del previsto con il rientro delle persone nelle loro case, praticamente ad ora di pranzo, i sindaci dei due comuni interessati, Vallefoglia e Montellabate, Palmiro Ucchielli e Cinzia Ferri, hanno voluto e tenuto a ringraziare le forze dell'ordine, quelle militari e civili, per la loro alta professionalità e collaborazione per la buona riuscita di questo ennesimo piano d'emergenza che la provincia di Pesaro Urbino, a causa di un ordigno bellico, ha dovuto affrontare. Si svolgeranno domani alle 16.30 nel santuario del Beato Sante i funerali di Luciano Lorenzi, 66 anni, storico patron del Monbaroccio Calcio, trovato morto giovedì scorso nella sua abitazione. E un altro incidente si è verificato questa mattina, intorno a mezzogiorno in via Papiria a Fano. Un trentenne fanese alla guida della sua moto stava sorpassando un furgone Iveco Daily fermo al lato della carreggiata. Proprio nella fase del sorpasso, il mezzo a due ruote condotto da un 57enne è ripartito, è ripartito senza accorgersi del centauro. Nell'urto il trentenne è finito a terra ferendosi lievemente, infatti ad ora non risulta alcun referto medico. Sul posto i vigili urbani di Fano. E ieri ha preso il via il campo missionario diocesano, 50 giovani che si sposteranno in 5 parrocchie della diocesi, vivranno momenti di preghiera, di formazione, di festa e di solidarietà con la raccolta di generi alimentari. Servizio di Filippo Pucci. Si sono ritrovati nella casa Le Cesane di Fossombrone. In una calda domenica di luglio, i 50 ragazzi che parteciperanno al 38esimo campo lavoro e formazione missionaria in programma dal 15 al 21 luglio per le strade della diocesi. Il campo è subito iniziato con alcuni canti e con una presentazione dei giovani provenienti dalle varie parrocchie del territorio che attraverso un gioco preparato dagli animatori hanno iniziato a conoscersi per vivere una settimana l'uno con l'altro. Subito dopo il passaggio dai vecchi e i nuovi direttori, Alessandro Ubaldi ed Elisabetta Vitali, quelli di questa edizione, la carovana dei ragazzi missionari a bordo dei loro 5 pulmini si sposterà in 5 diverse parrocchie della diocesi. Le tappe di quest'anno saranno San Cesario, San Costanzo, Fossombrone, Gimarra e Marotta. Ogni giornata sarà suddivisa in 3 momenti. Alla mattina, infatti, ci occuperemo della raccolta degli alimenti a lunga conservazione. Infatti, con i nostri pulmini, accompagnati dai giovani del posto, verremo guidati nelle varie parti della parrocchia per raccogliere alimenti a lunga conservazione. Poi, nel pomeriggio, ci sarà la formazione, guidata dal missionario Don Mauro Loda. E infine, la sera, ci sarà la festa animata da noi giovani nelle varie parrocchie. Per chi fosse interessato a seguire i ragazzi, non potendo partecipare al campo, è possibile da qualche edizione, grazie alle nuove tecnologie e anche ai social, rimanere aggiornati attraverso video, foto e dirette dalle 5 diverse tappe sulla pagina Facebook ed Instagram Centro Missionario Diocesano Fano.
Sì, siamo pronti per partire per il campo missionario. I ragazzi sono carichi per affrontare questa dura ma bellissima settimana. Vi aspettiamo alla festa serale alle 21. In occasione della commemorazione della Beata Vergine Maria del Carmelo, questa sera si terrà il tradizionale pellegrinaggio di preghiera al santuario del Ponte Metauro. La partenza è prevista alle ore 21 dal sagrato della Chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro. Interverrà il vescovo della diocesi Armando Trasarti, che presiederà la solenne celebrazione eucaristica. E per agevolare l'apprendimento degli alunni con disabilità sensoriale, la Giunta regionale delle Marche ha approvato lo schema di deliberazione per l'adattamento dei testi scolastici per l'anno 2018-2019. 80.000 euro le risorse destinate alla misura. Questo adattamento dei testi, come la traduzione in braille, l'ingrandimento o la sintesi vocale, è indispensabile per agevolare l'acquisizione di concetti da parte di studenti videolesi, in particolare degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, sia pubblica che paritaria, che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità. La gestione dell'intervento viene affidata all'ente capofila dell'ambito territoriale sociale, che ha il compito di raccogliere le istanze delle famiglie, accertarne il fabbisogno e concedere il contributo in relazione alla scuola frequentata dall'alunno. Cambiamo argomento. La spettacolare corsa delle bighe, vinta dalla fazione del Cinghiale, ieri ha salutato una grande edizione della Fanum Fortune, la Fano dei Cesari. Con la Fano dei Cesari tutte le Marche, non solo la città della Fortuna, si sono calate nell'impero romano. La fazione del Cinghiale vince la corsa delle bighe, oltre che quella delle bighette, e per gli spettacoli artistici. Il Delfino invece ha ricevuto il premio per i ludi e per il maggior numero di partecipanti al corteo, mentre la miglior coreografia se l'è aggiudicata il Lupo. La Volpe si è aggiudicata il premio per la sfilata con l'elemento più caratteristico, grande bacchetto portatile. Per quanto riguarda la Notte degli Dei, l'evento maggiore è stato quello del locale del Lido di Fano, Tinto. Si è conclusa così ieri, con la spettacolare corsa delle bighe in notturna, Fanum Fortune, la Fano dei Cesari, che dal 9 al 15 luglio ha fatto fare un salto alla città di 2000 anni nel passato, trasformandola nell'antica Fano romana. 7 giorni di fasti romani, durante i quali la cittadina marchigiana, grazie agli oltre 1200 figuranti, è stata caratterizzata da decine di accampamenti civili, sfide e la storica corsa delle bighe, che si è disputata di fronte al suggestivo Arco d'Augusto. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Proloco Fanum Fortune, con il supporto di decine di associazioni cittadine, ha potuto contare su rievocatori storici del calibro della Legio Prima Italia, conosciuta per la continua collaborazione con i programmi storici diretti da Piero Angela, o come la Colonia Giulia Fanestri e la Simmachia Ellenon, che con le loro rievocazioni girano tutta l'Italia. Una macchina organizzativa che ha visto coinvolte tra professionisti e residenti che partecipano in prima persona oltre 2000 persone vestite in abiti romani, che hanno ripreso gli usi e le abitudini dell'epoca. Fanum Fortune, la Fano dei Cesari, come sopracitato, è basata anche su una grande rivalità tra le 4 fazioni, le quali si sono scontrate giornalmente nell'arena fino ad arrivare al momento più atteso della manifestazione, appunto la corsa delle bighe. Che partono. Il distacco della Volpe è enorme. La giornata conclusiva di ieri è iniziata con la parata degli oltre 400 rievocatori provenienti da tutta Italia. Molto suggestiva e apprezzata la dimostrazione della Testudo, la formazione difensiva delle truppe romane di fronte ad un attacco nemico. Poi nell'arena sono entrate le fazioni cittadine, oltre 1200 persone, tra cui tanti turisti che hanno sfilato, ognuna con i propri colori e le proprie coreografie, davanti a circa 5000 spettatori entusiasti. A conclusione la Fanum Fortune, la Fano dei Cesari, la corsa delle bighe, che ha visto sfidarsi le 4 fazioni in 2 semifinali e nella finalissima vinta dal Cinghiale davanti alla Volpe. Sono partiti per la finale al termine di una emozionante e avvincente corsa.
il sindaco Massimo Seri e al presidente della Proloco Etienne Lucarelli il compito di premiare i vincitori di una settimana intensa di celebrazioni romane. E rimanete con noi perché dopo il telegiornale vi faremo vedere tutte le immagini che riguardano la parata delle quattro fazioni e ovviamente la corsa delle bighe. Ma adesso vi facciamo vedere altre immagini che ci sono arrivate poco fa in redazione. Guardate perché c'è una tempesta proprio di acqua e poi di grandine che si è abbattuta questa sera nella provincia di Pesaro e Urbino. Tante le foto e i video che i nostri reporter di strada ci hanno inviato da Pesaro, dall'entroterra e da Fano, in particolare dalla zona di Sassonia. Sentiamo qualche secondo anche l'audio, il vivo dei video che ci sono arrivati in redazione, sentite. C'è chi ci ha scritto erano grandi come noci e chi li ha invece posizionati sulla mano proprio per farci capire la dimensione. Eccola qua, vediamo la foto della grandine. E sempre a causa del maltempo è stato rinviato a data da destinarsi lo spettacolo della compagnia La Piccola Ribalta che era in programma per stasera alla BCC Arena di Fano. Confermato invece l'evento Rock in Fano, rassegna musicale giovanile rock prevista per domani. E nel telegiornale sempre di domani sera vi faremo vedere tutte le notizie sportive che riguardano la nostra provincia. Fra poco invece trasmetteremo un approfondimento con i medici di una clinica odontoiatrica a seguire uno speciale dedicato a Fozzombrone Festival e poi torneremo nei nostri studi in diretta perché, come vi ho anticipato poco fa, guarderemo insieme tutte le immagini della Fano dei Cesari della giornata di ieri, quella conclusiva dell'evento. Questo invece è il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, dunque buon proseguimento di serata e poi ci ritroviamo qua fra poco.